detto, non ci occupiamo soltanto del professionismo, anzi ci vogliamo occupare dello sport di base. Grazie a Vincenzo Manco, che è il presidente dell'Unione Italiana Sport per Tutti, ben trovato. Buongiorno, ben trovato a voi, buongiorno ai radioascoltatori. Parliamo di quante società, di quanti soprattutto amatori in questo caso rappresentate? 14.600 ASD e SSD, circa 1.302.000 soci al 31 agosto del 2019. Questi sono i nostri dati di tesseramento. Ecco, di queste 14.000 passa società, secondo lei quante rischiano effettivamente, quante stanno rischiando la chiusura con il coronavirus? Tante, perché ascoltavo un po' la coda dell'intervento di Damiano Tommasi, che saluto tra l'altro, non hanno l'occasione né tantomeno le risorse nella ripartenza, quando ci sarà, speriamo nel tempo più breve possibile, che possono invece avere altre società, non solo professionistiche, ma anche altre società sportive che hanno la possibilità di intercettare sponsor, altro tipo di risorse. Le nostre società sportive di quartiere, di città, di periferia, spesso e volentieri, svolgono un altro tipo di funzione, che è quello più che altro legato al benessere, alla cosiddetta partitella quotidiana, diciamo lì. Questo certo. Rischia tantissimo. Ecco, partitella quotidiana, che dicevamo nell'introduzione di questa nostra seconda parte, manca molto, manca a coloro che la giocano personalmente, manca anche a quel gruppo di tifosi che magari si presentano sugli spalti. Presidente, richiedo questo. Lei però ha fatto una considerazione importante e preoccupante. Molte famiglie saranno in difficoltà anche quando riusciremo di casa, e magari la prima cosa che taglieranno sarà lo sport per i figli, la ginnastica piuttosto che il nuoto, piuttosto che il calcio. Su questo lei che intervento chiede al governo? Nella famosa crisi Lehman Brothers 2008-2009, questo è nelle grandi crisi economiche e sociali del paese, purtroppo questa l'abbiamo sempre registrata come problematica. Spesso e volentieri le famiglie, rispetto ad altri costi, scelgono di tagliare quelli dello sport, a volte anche quelli della cultura. Beh, rispetto a questo io credo che ci sia bisogno di un vero e proprio piano di salvataggio nazionale, ovvero di fronte a questa crisi, se come dice il ministro Spadafora, e questo lo abbiamo apprezzato noi della UISP particolarmente, lo sport sarà uno dei motori della ripresa, allora c'è bisogno di risorse a fondo perduto. Non tutte le dilazioni possono essere richieste alla scadenza della dilazione, che deve essere comunque medio lunga. C'è bisogno di un fondo di garanzia all'interno della ripresa per i mutui accesi, sia con il sistema creditizio bancario privato, che tanto quindi bancario privato, che certo, anche con l'istituto del credito. Ci vuole un intervento importante, perché ci lasciamo con questa considerazione, presidente. Lei sa quanto abbiamo discusso in queste ore dell'esigenza, voglia, furbizia di farsi o meno la corsetta intorno a casa. Qualcuno ha ironizzato, siamo diventati un popolo di podisti, se arriviamo alle Olimpiadi vinciamo sicuramente la maratona. Ecco, detto questo, lei come l'ha letta questa voglia degli italiani di correre così tanto intorno a casa? Guardi, noi della WISP siamo stati i precursori del podismo con la grande manifestazione nazionale di città nel 1984, sì. Questo lo riconosce anche il presidente della FIDAL Alfio Giomi. Io dico che la metafora, l'aspetto simbolico della ripartenza sta nel movimento. Oggi abbiamo restrizioni e distanziamento sociale. Quando avremo la possibilità di uscire di casa, noi dovremo muoverci. Dovremo quindi, come dire, cominciare a muoverci per recuperare i rapporti sociali, dovremo muoverci anche per poter correre. Oggi no, oggi bisogna stare in casa, bisogna seguire bene, assolutamente le disposizioni delle autorità preposte, perché questo ci dà la possibilità di ripartire. Ecco, quanto poi, prima di se detto tempo, da lei, che è il presidente appunto dell'Unione Italiana Sport per Tutti, questo appello ha una valenza ancora più importante. Grazie Vincenzo Manco, grazie per essere grazie stato voi. Con noi. Grazie a voi.